io ti devo dire la verità, sono sorpreso da tanto affetto, da tanta stima che sto ricevendo in questi giorni, perché la mia età dà un valore diverso quando c'hai 30 anni, quindi sono contento. Che vi devo dire, ragazzi? Sono contento. Se guarda indietro, che vita così piena come la sua vede? Un po' spericolata, ma piena e soprattutto affrontata sempre con voglia di fare. Ecco, questo è stato il leitmotiv che mi ha sempre seguito nella mia vita, la voglia di fare. Il momento più bello a livello sportivo, Beh, immaginiamo quando ho quando. vinto i campionati europei di essi, che poi di lì mi ha proiettato poi nel mondo del lavoro e in tutte le altre situazioni. Oggi è veramente un grande parterno anche per questo. Vabbè, ci sono dei grandi atleti, eh. Eh beh, ragazzi, quando gli atleti vengono volentieri, io li vedo che sono venuti volentieri, campioni che hanno fatto la storia con me, ma poi qui. Perché noi abbiamo solo un difetto, che una come la Belmondo, perché di Cuneo tendiamo mai a valorizzarla per quello che ha. Ma la Belmondo è stata uno dei più grandi atlete italiani di tutti i tempi, per quello che ha vinto, come Barruti. Barruti ha vinto le Olimpiadi a Roma, ragazzi, a Roma. Voi avete neanche natica. Ma ha fatto una roba a record del mondo 2 volte e ha vinto la gara. Oh, e sai che premio ha ricevuto? 800.000 lire, cioè 400 euro, pensa te. Adesso se vince, ho letto i premi delle Olimpiadi, chi vince le Olimpiadi c'ha 200.000 euro di premi, perché abbiamo tutto da conquistare. Io abitavo qua, guarda, mi facevano quella tabaccheria lì e era tutta una conquista andare via, il mio primo viaggio negli Stati Uniti, a Central Park. Ma chi andava? Pensa che avevo comprato 10 Ray-Ban perché facevo il commercio, volevo venderli in Italia, non li ho dimenticati sull'aereo. Ho piatto per una settimana, avevo comprato 10 Ray-Ban, che allora i Ray-Ban arrivavano in Italia, avere i Ray-Ban era uno, non figo, di più, ma li vendevi, io facevo. Non l'ho dimenticato. Già l'anima del Sì, commercio, bravo, già lì, già lì. l'imprenditore. Già il fatto di svegliarsi alle 6 e andare in giro a vedere le vetrine per New York era un sogno. Guarda la grande giornalista, quella era Ormezzano. Quindi insomma un po' di nostalgia per lo sport di una volta, non le piace tanto lo sport di oggi No, 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 oppure. no, 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 non dico che non mi piace lo sport di oggi, altri tempi, altre filosofie di vita. Anzi, io dico, noi siamo stati fortunati, te l'ho detto prima. Ma noi era tutta una conquista, ragazzi, no? Non c'era niente di. E che vuoi di più dalla vita?